La Santa Madre Chiesa all'inizio cristianizzò le feste pagane. La festa del Natale era la festa del sole e venne cristianizzata con il Natale del Signore. E così tutte le altre feste pagane vennero cristianizzate. Adesso c'è il tentativo inverso. Ecco perché c'è l'impero del maligno. Si cerca di scristianizzare, paganizzare le feste cristiane. È un ritorno al paganesimo. E questo è preoccupante, perché anche noi siamo tentati di paganizzare le nostre feste. Indulgendo a modi di vivere le feste, a modi pagani, è sempre il maligno che cerca di pervertire ciò che è sacro, di allontanare i figli di Dio e di rotarli verso il mondo dove egli impera. E così che tante feste nostre, la festa del Natale viene vissuta paganamente, la festa dell'inizio dell'anno consacrato alla maternità divina di Maria viene condotta all'insegna del baccano, dei botti, danze, veglioni, tutta così roba pagana. Ed è che noi cristiani siamo dei sincretisti, cerchiamo di unire ciò che è di Dio con ciò che è del mondo e non siamo né carne né pesce nelle nostre feste. Invece dobbiamo conservare la sacralità alle feste. Per cui io domandavo: abbiamo vissuto un Natale pagano o un Natale cristiano? Abbiamo vissuto un Capodanno cristiano o un Capodanno pagano? Abbiamo pregato nella notte? Oppure abbiamo ballato, scherzato, giocato, dimentichi di Dio? Ognuno di noi deve fare l'esame di coscienza. Come è iniziato l'anno? Sia all'insegna di Dio o all'insegna del mondo. Perché questo è importante per noi. È il primo giorno che dà così la prima impressione, la prima impronta a tutto l'anno. E se l'anno è incominciato con un fare mondano, può darsi che continui con un fare mondano. Se l'anno ha avuto l'impronta di un inizio cristiano, può darsi che questa impronta persevere per tutto l'anno. Non parliamo del Capodanno o del Natale diabolico, perché anche questo adesso c'è, è imperversa, soprattutto nella gioventù, dove ci sono i locali aperti. C'è una forma di necrofilia, nel senso di un amore alla morte, amore alla morte, l'amore alle tenebre, la tendenza all'orrore, soprattutto attacca i giovani, tanti locali dove c'è il culto della morte, il culto dell'orrore, il culto del nero. Ci sono tanti pub aperti dove c'è la cattiva abitudine di presentare le bevande alcoliche nei teschi dei morti, di servire i pasticcini nelle bare,
dove tutti i muri sono impasticciati di scritti neri, dove c'è una musica satanica, dove si pratica il tatuaggio, dove si vendono magliette con horror. Questo è motivo anche del raccapriccio. Il fatto però è uno, quello che mi ha impressionato, è che c'è molta gente che si raduna. A Politiama c'era, mi hanno detto almeno, c'era tanta gente. Che segno è questo? È il segno della fuga dalle famiglie. È il segno della solitudine che attanaglia gli uomini e li riunisce, perché l'uomo di oggi ha paura di rimanere solo. È l'indizio della solitudine che travaglia il cuore dell'uomo e cerca di ritrovarsi insieme tra i botti, i baccani, che possono far dimenticare la solitudine interiore, ritrovarsi insieme. Quanti indizi cattivi in cui ci si accorge che la fede viene meno, che la fede viene meno e che di nuovo il paganesimo entra in mezzo a noi. C'è il paganesimo esteriore e il paganesimo interiore. Quando viene obliterata la figura di Dio, quando non si crede più e quando psicologicamente ci si sente fragili e ci si appiglia a questo, a quello, anche alla morte, è il nemico che entra, impera e dà un gusto nuovo, il gusto dell'orrore, il gusto del nero, il gusto della morte, il gusto dei testi umani, il gusto delle bare del morto, il gusto delle magliette nere. Fratelli e sorelle, siamo appunto nella tentazione della necrofilia, intesa nel senso l'amore per la morte, l'amore per i morti, per il mondo delle tenebre. Il Signore ci ha chiamato alla luce. Gesù è il sole che illumina la vita. Dobbiamo amare la vita. Cristo è venuto a portare la vita. E contro questo andazzo in cui il mondo viene cacciato dal maligno, che domina in questo mondo, che illude gli uomini, che li imbroglia per ucciderli, dobbiamo reagire. Intanto purifichiamoci nella mente e nel cuore. E se abbiamo noi una mentalità che inclina a quella del mondo, se ci siamo in qualche maniera lasciati andare in un Natale poco cristiano, in un Capodanno un po' mondano, purifichiamoci questa mattina, rettifichiamo la nostra condotta, la nostra visione della vita e imploriamo dal Signore l'amore alla vita, l'amore alla luce, l'amore alla verità, perché il maligno è dietro di noi, colpisce tutti, soprattutto la gioventù, che è così trascinata verso il male, verso le tenebre, verso l'imbroglio. Signore mio Dio, in questo momento io ti prego, la tua acqua di purificazione scenda su di noi e mette in fuga tutte le forze del male che ci attanagliano. Scenda l'acqua della purificazione nella nostra mente perché risplenda la verità, nel nostro cuore perché trionfi l'amore, perché attorno a noi ci sia la pace, quella pace che tu sei venuto a portare sulla terra. Signore, ti chiediamo che questo anno nuovo sia un anno per noi cristiano in cui noi lottiamo per far trionfare i valori della vita. Dobbiamo lottare, fratelli e sorelle, perché la pace è frutto di lotta, una lotta continua contro le forze del male. Dobbiamo lottare perché le tenebre non occupino la luce, non estinguono la luce. Dobbiamo lottare per il trionfo della verità.
della giustizia e della pace. Sì, oh Signore Gesù, che sei venuto a portare la pace tra gli uomini, la luce in mezzo alle tenebre, fa che quest'anno sia un anno nuovo, un anno che ci riporti al Padre da cui scende il bene. Ed è per questo che stamattina vogliamo purificarci e vogliamo, prima di purificarci, invocare il tuo Santo Spirito. Da te, Padre Santo, benedici allora quest'acqua, perché diventi segno della tua promessa, ricordo di quanto tu ci hai detto. Rinnovi in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo. Tienici lontano dal maligno e va che viviamo sempre nella luce della verità. Seguiamo la via che tuo Figlio ha tracciato a noi uomini. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. O Signore, da tutti il sale della sapienza, la saggezza nel giudicare, la saggezza nel sentire e nell'operare. Benedici pertanto questo sale, che sia segno della sapienza che tu infondi dentro di noi, ma sia anche purificazione di tutte le forze del male. Fa che mediante questo duplice segno dell'acqua e del sale, segno di purificazione, noi siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati. Questa acqua pura sgorga dal Tempio Santo di Dio, che è il cuore di Cristo, e in onda di luce e di bene tutta la terra. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno che è l'inizio dell'anno, benedici questo tuo popolo e ravviva in essa per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai data la luce Re, che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi, e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa,
è veritiera e non mentisce. Così, state saldi in Lui, come essa vi insegna. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia, quando apparirà e non veniamo svergognati da Lui alla Sua venuta. Parola di Dio. Per le parole di questo Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Fratelli, la liturgia di oggi fa tutto convergere su Cristo, centro dell'universo, centro della storia, centro della nostra vita, su Cristo Gesù, Salvatore dell'uomo. Fuori di Lui non c'è salvezza. Nella prima lettura è Giovanni che dice: il Padre conosce il Figlio e l'ha dato agli uomini. Chi riconosce il Figlio riconosce il Padre, ma chi non riconosce il Figlio non può avere accesso al Padre. E Gesù, la parola che Dio ha dato all'uomo come risposta, all'uomo che cerca la verità, che cerca la felicità, che cerca la via, ha dato Gesù. Gesù, come fu chiamato fin dall'angelo, fin dall'inizio, secondo il Vangelo che abbiamo letto ieri. E Gesù, l'unica parola del Padre, che riconosce Gesù, ha la via aperta verso il cielo, verso Dio, verso la salvezza, verso la luce, verso la vita. Chi non accetta Gesù si preclude la via verso il cielo, resta nelle tenebre e nella morte. Questa è la parola di Giovanni, questa è la parola che ci testimonia la verità che dobbiamo accettare. Beati coloro che hanno ricevuto l'unzione e riconoscono questa verità. Il Padre punta verso il Figlio e mostra il Figlio. Nel Vangelo è Giovanni, che è il più grande degli uomini, sta all'apice di tutta l'umanità, ed egli ha detto a Gesù come l'unico Salvatore: sei tu il Cristo? Io non lo sono. L'unto è un altro. L'unto è uno che sta in mezzo a voi, che voi non conoscete. Io vi battezzo in acqua, ma c'è quest'uno che è in mezzo a voi. Egli vi battezzerà in fuoco e Spirito Santo. È Lui il Cristo, è Lui il Salvatore. Ecco la voce di Giovanni, che rappresenta la voce dell'umanità che cerca il Signore, che ha dito Gesù, unico Salvatore. Il cielo e la terra convergono verso Gesù, e ci ha dito in Gesù l'unica salvezza. In mano gli uomini vogliono scardinare dal cuore degli uomini questa verità. È soltanto il maligno che impera in questo mondo, che vuole cancellare questo nome, perché questo nome è la sua rovina, e vuole portare la rovina agli uomini. Invece oggi il Signore ci dice: Gesù è la vostra salvezza, non eliminate Gesù. È il Padre che ce lo dice, ed è Giovanni che ce lo dice, è il cielo che ce lo dice, è la terra che ce lo dice, è Dio che ce lo dice, ed è l'umanità buona, l'umanità illuminata per bocca di Giovanni che ce lo dice. È Gesù l'unica salvezza dell'uomo.
È questa verità centrale che noi dobbiamo accettare, che dobbiamo difendere, che dobbiamo innanzitutto comprendere e gustare. È per questo che Giovanni ci parla dell'unzione. Voi avete l'unzione, l'unzione dello Spirito, per cui potete comprendere questa verità e accettare questa verità. È l'intelligenza della verità, l'unzione dello Spirito. Noi battezzati siamo stati unti di Spirito Santo e abbiamo l'intelligenza aperta per comprendere questa parola. Abbiamo il cuore aperto per accettare questa parola, ma guai quando l'unzione non funziona più, quando invece il maligno ci seduce. Noi abbiamo l'unzione, cioè l'intelligenza della verità. Abbiamo la mente aperta dallo Spirito a conoscere la verità, ed è questa verità che ci rende liberi, che ci realizza. Guai a quelli i quali si chiudono a questa unzione. Guai a quelli che non l'hanno ricevuta perché non possono comprendere la verità di Gesù, che è l'unica salvezza dell'uomo. Ma noi abbiamo compreso che Gesù è la verità. Ed ecco allora la testimonianza nostra, che deve unirsi alla testimonianza del cielo, alla testimonianza dell'umanità, cioè alla testimonianza del Padre, alla testimonianza di Giovanni. Deve unirsi la nostra testimonianza. Dobbiamo testimoniare noi che abbiamo ricevuto l'unzione, che Cristo è il Signore, che Cristo è la salvezza, che fuori di Lui non c'è salvezza. Oggi dobbiamo testimoniarlo, oggi che il mondo, sotto la spinta del maligno, cerca di sradicare dal cuore dell'uomo Cristo, unica salvezza, cerca di sradicare la luce per rimettere le tenebre, di sradicare la grazia per rimettere il peccato, di sradicare la vita per rimettere la morte. Fratelli e sorelle, il nemico è presente in questo mondo e seduce tutti gli uomini. Nella verità, nella fedeltà alla parola di Dio, dobbiamo aderire a Cristo personalmente, ma aderire realmente a Cristo, con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le opere, cioè vivere di fede, di speranza e di carità. E dobbiamo a denti stretti difendere questa nostra posizione contro il mondo che cerca di eliminare Cristo dalle coscienze degli uomini, contro una società che vuole sradicare Cristo dal cuore degli uomini, una società permeata dal maligno, condotta dal maligno attraverso strutture contorte, attraverso un commercio sconforto e ritorto, dove si insidia e si insedia il nemico per poter insidiare gli uomini. Fratelli e sorelle, noi siamo nella verità, difendiamo la nostra verità, difendiamo Cristo, patrimonio nostro, e siamo luce di Cristo in mezzo alle tenebre. Guardate ogni tanto, io osservo dall'osservatorio che sta in alto e vedi il maligno che serpeggia in mezzo agli uomini. Lo vede là dove nessuno lo vede, dove tanti credono che non ci sia, è là che egli manovra per sradicare Cristo dal cuore dell'uomo, per sradicare Cristo dalla società, per sradicare Cristo, unica salvezza dell'uomo, e riportare l'uomo verso la perdizione. È il tentativo estremo che fa il maligno in questo scorcio, in questo ultimo anno del secondo millennio, prima che si entri nel terzo millennio. Noi siamo i fedeli di Cristo e dobbiamo lottare, lottare per non farsi sorprendere nel sonno dal maligno, non lasciarci adescare dal maligno che usa tutte le arti per farci
così colorare di luce ciò che tenebra, per smascherare la tua presenza, dobbiamo essere attenti ed essere saggi, avere il stato della sapienza per comprendere dove il bene e dove il male, dove la verità e dove l'errore, e lottare, lottare per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, perché il maligno è all'opera. E dobbiamo avere in bocca Gesù. Domani celebreremo la festa di Gesù. Ieri abbiamo celebrato la festa di Maria. E l'angelo aveva pronunziato un nome, Gesù. Fu battezzato Gesù, cioè fu circonciso e gli fu posto il nome Gesù secondo quanto era stato chiamato fin dall'inizio. Fin dall'inizio Gesù benedetto venne chiamato Gesù. Questa parola uscì dalla bocca del Padre. Il primo a chiamarlo Gesù fu il Padre e consegnò questo nome all'angelo, il quale lo rivelò a Giuseppe, lo rivelò a Maria: lo chiamerete Gesù. E gli fu posto il nome di Gesù. Prima che noi uomini, questo nome fu pronunziato dal Padre fin dall'inizio, e furono gli angeli santi a portare questo nome sulla terra. Gesù è il Salvatore. Oggi il maligno vuole sradicare Gesù, ma noi dobbiamo ribadire Gesù, dobbiamo pronunziare il nome di Gesù, non soltanto con le labbra, ma con il cuore, nella fede. Dobbiamo avere Gesù dentro di noi, fuori di noi. Dobbiamo ribadire che Gesù è Gesù il Salvatore, l'unico Salvatore nostro, l'unico Salvatore del mondo. Chi riceve Gesù riceve il Padre, ci riceve la vita. Chi non riceve Gesù è nella morte, è nella morte, senza rimedio. Non c'è salvezza fuori di Gesù. Questa è la parola d'ordine. Fuori di Gesù nessuna salvezza per nessuno, perché il Padre ha posto la salvezza di tutti. Gesù nel cuore, dove egli dimora e deve dimorare, nella fede e nella grazia. Gesù anche sulle labbra. Questo nome dobbiamo pronunziarlo sempre, nelle ore della desolazione, nelle ore del dolore, nelle ore del dubbio, nelle ore della lotta, perché il nome di Gesù è medicina nelle nostre malattie, nei nostri dubbi, perché il nome di Gesù è dolcezza per chi crede, perché il nome di Gesù mette in fuga il maligno, perché il nome di Gesù è forza che abbatte ogni potenza nemica. Nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo. Tutto il cielo si piega al nome di Gesù, lo adorano gli angeli di Dio, è scritto nelle scritture, gli angeli del cielo, i cherubini, i serafini, i troni, le dominazioni, le virtù e le potestà, i principati, gli arcangeli, gli angeli, i 24 vegliardi, i 4 esseri viventi e tutti gli spiriti celesti si piegano al nome di Gesù e gridano Gesù. Anche noi qui della terra pieghiamo le ginocchia davanti a Gesù e Lui adoriamo il Padre che Lui ha posto la salvezza del cielo e della terra. Fratelli e sorelle, io vorrei ribadire questa parola, che non è una parola, anzi è la parola di vita, che deve dimorare nella nostra anima, nel nostro cuore, deve risuonare sulle nostre labbra, e dobbiamo predicare dovunque Gesù, pronunziare il nome di Gesù, ribadire il nome di Gesù, gridare il nome di Gesù, perché parole di bestemmia escono dalla bocca degli uomini, perché il mondo è pieno di bestemmia, e in mezzo alla bestemmia dobbiamo fare risuonare il nome augusto di Gesù, il nome della luce che dirà delle tenebre, il nome della vita che fa risorgere i morti, che debella la morte dalla faccia della terra. Fratelli e sorelle,
Non voglio fare una predica, ma voglio dare il mio cuore a voi in questo momento. Voglio consegnarvi Gesù, salvezza, Gesù, Gesù, Gesù. Ricevetelo questo Gesù dentro il vostro cuore, sia la vostra forza, la vostra luce, sia la vostra guida nel cammino, sia la spada con cui voi potete sconfiggere il nemico, sia il bastone di viaggio verso il cammino della vita. Gesù nella mente, Gesù nel cuore, Gesù nella labbra, Gesù nella vita, perché Gesù è il Figlio di Dio e il Salvatore dell'uomo. Fratelli e sorelle, non mi ingannino gli uomini, non mi inganna il nemico, non mi inganna questa società costruita dal maligno su basi false, non mi ingannino gli uomini che sono ministri del maligno, ma ricevete l'unzione dello Spirito, il santo battesimo che avete ricevuto, sia luce per la vostra mente, sia forza per il vostro cuore. Il santo battesimo rivive in voi, voi avete ricevuto il tatuaggio divino. Sì, il tatuaggio divino. Oggi il nemico cerca in alcuni elementi di fare il tatuaggio. Quanti giovani tatuati? Che segno è questo? Che segno è questo? È il segno del carattere indelebile. È una smorfia del nemico. Il battesimo imprime in noi il carattere indelebile, il sigillo dello Spirito Santo. Noi battezzati abbiamo questo sigillo, sempre e dovunque, perché è indelebile. E il maligno cerca di rendere suoi servi attraverso un segno visibile, il tatuaggio. È il segno del nemico. Tante volte il nemico non raggiunge lo scopo perché i giovani nostri non sono coscienti, ma è il segno del nemico, è il segno di questo tatuaggio che è quasi indelebile, è il segno visibile dell'appartenenza a lui, dell'appartenenza alle tenebre, è come una distruzione del segno indelebile del battesimo, del segno interiore. Fratelli e sorelle, tutto converge per farci comprendere bene la lotta che stiamo ingaggiando e che stiamo così conducendo avanti, la lotta tra le tenebre e la luce, la lotta tra il corpo di Cristo mistico e il corpo del diavolo mistico, come lo chiama Sant'Agostino, e la lotta tra i due regni, ma il regno della luce deve trionfare sul regno delle tenebre, e nel nome di Gesù che noi dobbiamo combattere, e nel nome di Gesù noi trionferemo. Avremo i nostri martiri, avremo i nostri feriti, avremo i nostri morti, ma la battaglia è sicuramente vinta da Cristo, perché Lui è il vittorioso. Sia questo un anno di lotta contro il male per il trionfo del bene. Sia questo un anno in cui ribadiamo il nostro amore al Padre che ci ha dato Gesù, e nel nome di Gesù noi vogliamo lottare perché il mondo guardi il cielo, perché il mondo continui il suo cammino verso il Padre, perché questo anno sia un anno di ritorno alla fede, un anno di ritorno al Padre che per amore nostro ha mandato il suo Figlio diretto. Amen. Signore, rompi il giogo del maligno. Tu sei venuto a rompere il giogo, come dice il profeta, il giogo che grava sulle nostre spalle, e noi siamo liberi, perché questo giogo è stato infranto. Signore, Signore, ci metti in guardia contro coloro che vogliono pervertirci, che vogliono farci vedere una cosa per un'altra. Attenti, apriamo gli occhi, perché il cuore dei semplici può essere distorto. Noi abbiamo la verità. Siamo i figli della verità, e la luce della verità deve sempre risplendere nella nostra mente e nel nostro cuore. Prima della lettura delle intenzioni, che sono poco questa mattina, vorrei presentarvi
questo voglio e l'amen. All'inizio c'è una poesia bella, è nato il bambino Gesù, dopo il Buon Natale, felice anno nuovo, e poi c'è un articolo mio, è una lettera che io invio a tutto il gruppo sulla preghiera vera. Qual è la preghiera vera? Il Padre cerca adoratori veri, non adoratori falsi. E l'anno del Padre dobbiamo ritornare alla preghiera vera, quella che si consuma dentro il cuore, alla preghiera personale. Tutti i danni nostri dipendono dalla mancanza della preghiera personale. Se noi ci inginocchiamo davanti al Padre, nel chiuso della nostra camera, e passiamo come Gesù le notti in preghiera, allora tutto cambierà. La forza nostra è la preghiera personale. Nei nostri gruppi è la preghiera personale che assicura così il fervore. Qui è scritto: la mancanza della preghiera personale può portare all'esaurimento spirituale, la mancanza di entusiasmo, il raffreddamento nella carità fraterna, l'intiepidimento della nostra vita, il decadimento dei carismi, dipendono dalla mancanza della preghiera personale. E allora ecco la consegna che io do a tutti i miei cari fratelli: ritorniamo alla preghiera personale, impieghiamo del tempo per ritrovarci con il Padre nel chiuso della camera, tu a tu, nel profondo del cuore, è là che sgorga l'acqua viva, è là che Gesù ci darà a bere l'acqua sua e ci disseta, è là che avviene l'incontro dell'uomo con Dio, è là che dobbiamo ritornare. E allora la vita comunitaria e la preghiera comunitaria avrà una forza nuova e un volto nuovo. Poi c'è un trafiletto dove si attira l'attenzione. Attenzione, ve lo leggo, tengo a precisare quelle che più volte ho detto anche dall'altare. Io lo dico sempre da tanto tempo, ma voglio precisarlo. Primo, nessuno è autorizzato a fare preghiere come facente parte del mio gruppo su qualsiasi persona, né tantomeno a fare preghiere di liberazione o di esorcismo. Attenti agli imbroglioni. Cioè, nessuno è autorizzato a nome mio ad andare in giro per fare preghiere che di liberazione, tanto più mi manda Padre Matteo, sono il braccio destro di Padre Matteo, io sto vicino a Padre Matteo, è lui che mi manda, io non mando nessuno. Secondo punto, nessuno è incaricato da me a fare raccolte in denaro o in natura per conto mio o per conto di altri. Attenti ai truffatori, ci sono quelli i quali si spacciano come miei collaboratori e raccolgono a nome mio, bussano a tante porte, raccolgono. Io non autorizzo nessuno, nessuno è autorizzato a fare raccolte, a raccogliere denaro. Quando qualche persona vuole dare un'offerta, la faccia personalmente, nella luce dello Spirito, per quell'intenzione che vuole, ma io non autorizzo nessuno a fare alcuna raccolta. Nessuno deve andare a nome mio, da questo o da quello, a dire raccolgo per Padre Matteo oppure per conto di Padre Matteo. Io lo smentisco in pubblico
perché ho sentito tante voci che non vanno bene, voci che possono anche danneggiare. Per cui lo avverto caldamente, io l'ho avvertito tante e tante volte, l'ho avvertito anche dall'altare, e il medesimo avvertimento è stato fatto dal parroco per conto suo, anche dal parroco qui di Passo del Rigno per conto suo, perché ci sono i truffatori che girano. Comunque io non autorizzo nessuno, e sappiatelo bene. Quel poco che il Signore ci manda, ce lo manda Lui, ma noi non facciamo raccolte e non deleghiamo nessuno a raccogliere denaro. Terzo punto, nessuno è invitato a lasciare un'offerta, anche minima, per preghiere di intercessione. Cioè, quando si prega come Gesù vuole. Gratis avete ricevuto, gratis date. Per cui non si accettano offerte, anzi si sconsiglia di dare offerte per preghiere ricevute. Chi vuole lasciare l'offerta la dia ai poveri, se vuole fare una elemosina la faccia pure, ma non perché sono state fatte delle preghiere. Ossia una preghiera con cui noi quasi ci si disobbliga, dando un'elemosina, questa preghiera non va. Noi diamo gratis quello che abbiamo ricevuto. Tantomeno possiamo ricevere denaro per preghiere che facciamo. La preghiera è un atto libero, per cui si prega di distogliere questo nesso tra preghiera e denaro. La preghiera è libera, non è soggetta a denaro, non si dà denaro per la preghiera. Questo è bene che noi lo ribadiamo. Chi vuole dare un'offerta la dia pure, ma non legata alla preghiera, non legata alla preghiera. Vogliamo essere puri al 100% su questo punto, puri al 100% su questo punto. Lo ribadisco qui solennemente davanti a tutti. Ancora, si è poi scherzare con il fuoco. Che cosa è successo? Un gruppo di giovani è venuto da me, è stata una giornata durissima, venivo da Ragusa, ero arrivato qui dopo le 11 e ho trovato un gruppo di 10-11 ragazze in preda al panico, avevano fatto sedute spiritiche, si erano manifestati tanti segni che li avevano messi in paura, volevano un esorcismo, ho fatto una preghiera, sono venuto l'indomani, ho fatto una seconda preghiera. Ho visto anche la medium, colei che agiva. Poi non so la sorte di questi ragazzi. È in una scuola, in un istituto superiore di Palermo. Io voglio prendere lo spunto per dire che questi scherzi non si fanno. È il nemico che va a fare questi scherzi, scherzi di cattivo gusto, che possono aprire le porte al diavolo. Il minimo che succede in questi ragazzi è lo sconvolgimento mentale, l'inettitudine alla vita, si raffredda il cuore, si ottunda l'intelligenza, questi ragazzi poi si arrestano anche nello studio. E raccomando a questi ragazzi di non andare a questi pub, ci sono i pub satanici. Mi hanno riferito di pub dove, come ho detto, si beve nei testi umani, si beve, si gozzoviglia, tutto è nero, tutto induce al male. E attenti ai papà e alle mamme, alla televisione, state attenti a selezionare i programmi, perché attraverso i programmi i nostri bambini imparano parolacce, imparano parolacce. E dicono queste parolacce al papà e alla mamma come se fossero dei regali. Lo spettacolo cessa, ma la parolaccia è rimasta, l'idea è rimasta. E questi bambini crescono maliziati, non più innocenti come prima. State attenti dove comprate, nei negozi, dove la Niege mette sempre il suo marchio, dove ci sono delle figure di horror.
sia nelle camicette, sia negli slip, maschili e femminili. È uno scempio attraverso cui il nemico entra e fa danno. Tutto questo a proposito di questi ragazzi che sono venuti per chiedere aiuto. Il resto potete leggerlo. E allora, fratelli e sorelle, rimettiamoci nella via della luce ed evitiamo la via della tenebra. Il Signore ci lascia liberi. La via del bene e la via del male. La via del bene conduce alla vita, la via del male conduce alla morte, dice la Scrittura. Adesso leggiamo le poche intenzioni di preghiera e continuiamo nella Santa Messa. E vogliamo invocare il nome di Gesù, perché il nome di Gesù deve accompagnarsi sempre. Nome di Gesù, che significa la persona di Gesù. Anche la nostra preghiera è fatta nel nome di Gesù, nella persona di Gesù. È lo Spirito Santo che muove in noi Gesù a pregare. La preghiera che viene fatta nel nome di Gesù, cioè quando è Gesù che prega in noi, è esaudita. Perché tante preghiere non sono esaudite? Perché non sono fatte nel nome di Gesù, cioè non è la persona di Gesù in noi che prega, ma siamo noi a pregare. E allora invochiamo questo nome. A furia di invocarlo, deve scendere dentro di noi e possederci totalmente. Che gli pesava sulle spalle e la sbarra che era sul suo collo, il bastone del suo cugino, tu hai spezzato come al tempo di Madian, perché un bambino è nato in mezzo a noi e questo bambino è il figlio di Dio, è chiamato Gesù, consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Ecco, fratelli e sorelle, in questo momento, nel nome di Gesù, si spezzi il legame, si spezzi il giogo che grava sulle nostre spalle, perché abbiamo invocato Gesù, il nome augusto di colui che è venuto a spezzare il giogo di Madian, il giogo del nemico. Si spezzi in questo momento il giogo che grava sulle nostre spalle e tutti possiamo, nel nome di Gesù, Re della Pace, proseguire il cammino di quest'anno verso il Padre. Amen. Amen.